Eccoci qua, dovremmo essere arrivati, vediamo un po'. Abbiamo avuto qualche problema di connessione, come tutte le volte, come tutte le dirette. E poi ci siamo. Vediamo se mandate qualche feedback, noi riusciamo a capire se siamo in diretta. Noi Se siamo in diretta. dovremmo esserci, per cui ecco benissimo, Liliana Zoppello, ecco qua, perfetto, Katia Voltolini, va benissimo, già 16 persone di corsa. E allora noi diciamo che, caro amico Paolo Presi, ben arrivato! Grazie, cara Edda, grazie. Sei su farsi parola, vedi, la libreria è un po' adagiata, ma sei bello come il sole. Ed è quello che conta, no? Claudia Benedetti, ma guarda, c'è un sacco di gente qua che non aspetta che te. Orsola, ciao Orsola, Daniela, la nostra amica Lidia, Milena Menotti, ma guarda quante persone. Ecco qua Rosa Bertolotti, Don Pasquale, buonasera Don Pasquale, Laura Melluso, Alessandra Conti, Armida Russo, Lidia, benissimo. Allora io ritenetevi tutti salutati perché non possiamo permetterci di perdere neanche un minuto più di quello che già abbiamo perso. Vi rendete Anche da conto? parte mia, saluti a tutti. Ecco, ma vi rendete conto chi abbiamo con noi? Abbiamo Paolo Presi, uno dei maggiori, dei pochi rimasti ancora esperti della registrazione delle voci, un fenomeno che ci affascina tutti quanti, in cui tutti siamo coinvolti, per cui noi adesso, da ora in avanti, pendiamo dalle tue labbra. Ecco, per cui siamo sereni così. Allora, caro Paolo, noi ne abbiamo già fatte tre e altre ne faremo ancora, magari vedremo di mettere un po' a punto questo sistema che abbiamo di collegamento, ma noi, caro Paolo, diciamo che questa sera dovevamo effettivamente completare una parentesi, che era quella della registrazione delle voci di uno dei più grandi, delle più grandi esperienze che abbiamo avuto, diciamo, in questo campo, che sono le esperienze di Marcello Bacci. Poi avrò delle domande intriganti da fare, alle quali solamente tu puoi rispondere. Partiamo dall'inizio. Come l'hai conosciuto, quando e perché? Bacci l'avevo conosciuto di fama dal Giornale dei Misteri. Eravamo negli anni 70 e l'epoca giravo un po' per lavoro e allora ero interessato al fenomeno delle voci. Sapevo che esisteva questo Marcello Bacci di Grosseto e decisi di fargli visita. Li feci visita nel lontano 1974. Pensa te. All'epoca c'era l'avvocato Capitani e uno o due altri sperimentatori. Sentii i primi risultati, le prime voci di Marcello che otteneva tramite un semplice registratore, era della marca Saba, quindi un registratore commerciale, non di quelli sofisticati, un buon registratore per uso familiare, così privato. Le sue voci all'epoca erano voci che rientravano nel, diciamo, standard qualitativo delle voci dell'epoca, perché si conoscevano quelle di Jurgenson, perché c'era il libro tradotto dalla Paola Giovetti con allegato un disco, mi sembra. Ecco, quindi anche su quello di Raudive era legato, anzi solo su quello di Raudive era allegato un disco. Quindi si conosceva grosso modo la qualità delle voci che si otteneva. E Bacci otteneva queste nella media qualitativa dell'epoca.
io tornai, beh, già a quell'epoca lì, in quella visita, chiesi a Bacci che io avevo difficoltà di creare il contatto con qualcuno. Bacci tranquillamente mi disse: guarda Paolo, devi chiamare una certa Radio Plaseira. Quella risponde sempre. Non si sapeva chi fosse questa stazione Plaseira, però ho detto: se succede a Bacci, risponderà anche a me. Sono tornato a casa a Udine e cominciai la sperimentazione chiamando questa voce e questa stazione Plaseira. In effetti, Dove la subito, praticamente, subito, sì. trovavi? Dove la trovavi, Paolo? Su quali onde? Beh, io lavoravo sulle onde corte e sui 18 mega, 18 mega. megahertz, sui 18. E io ho Una radio lavorato sempre. italiana, Paolo, una radio italiana. No, Era una Grundig. Una Grundig che c'era. Paolo, questa radio Plaseira era Ma una non si sa. stazione italiana. Non si sa. Non si sa. Ho cercato anche su altri testi, eccetera. Non si sa. Però mi rispose praticamente subito una voce sussurrata, cadenzata nella cadenza tipica delle voci, la sera. No. Sussurrata, afona, però rispose, e da quella volta in poi ottenevo dei risultati. Questo grazie a Marcello Bacci. Poi a Bacci ho fatto visita nel 75, 1975, per verificare come andavano le cose a Grosseto, e sentii le sue voci erano cambiate notevolmente. Dal 74 al 75 acquisirono quella cadenza ritmata tipica delle voci di Bacci, dove sembra che la voce alle volte rallenti e alle volte acceleri. E carattere impulsivo di queste voci che poi questo carattere perdurò nel tempo e quindi anche tutti gli anni a venire. Le voci erano cadenzate nel modo particolare. Dare una spiegazione di questo fenomeno era praticamente all'epoca, scusate, all'epoca Bacci faceva esperienze ancora con il solo microfono. Anche Capitani faceva col solo microfono. Non avevano ancora ideato gli esperimenti con la radio. Comunque, e acquisirono questa cadenza, questo modo impulsivo di strutturare la voce che ancora oggi ancora una decina d'anni fa era valido, continuava. Ascolta Paolo, Dopodiché, tu hai detto solo con microfono registravano, quindi sì. cos'era? Rumore ambientale? Sì, no, si inserivano queste voci. Però a mio avviso non è che si strutturassero già dalle prime voci, parlo del 74, che si strutturassero sfruttando il rumore ambientale, ma sembrava quasi che si inserissero come una specie di energia che veniva captata da questo microfono o si formava all'interno dello stesso registratore. E La questo radio non carattere c'era, la radio non c'era. non ancora, non ancora. La Ecco. radio arrivò pochi di anni dopo, negli anni 80, all'inizio degli anni 80. Forse perché avrà letto che quando è comparso in Italia il libro di Jurgenson, Voci dall'aldilà, tradotto dalla Paola Alla Giovetti. Esatto, Paola Dovetti, sì. diciamo, sul libro di Jurgenson si parlava di queste voci che entravano sì nel microfono, però l'interlocutore, l'invisibile interlocutore che si denominava Lena, disse a Jurgenson: usa la radio, usa la radio. E di conseguenza Jurgenson ha cominciato a fare esperienze con la radio. E per cui Bacci, che nell'epoca penso abbia sentito parlare di Jurgenson, se non addirittura sia andato a trovarlo in Svezia, e quindi decise
Diciamo che le voci ottenute tramite la radio erano voci molto potenti, molto forti, però sempre con questo carattere impulsivo. Quindi difficilmente direi che le voci di Bacci sfruttassero il rumore ambientale. Erano voci a sé stanti proprio. Con la radio poi era la classica prova provata, tra virgolette, che il fenomeno avveniva proprio grazie alla presenza di Bacci. Infatti, Bacci si sintonizzava sulle onde corte anche lui, dai 7 ai 9 MHz, in cerca di una zona che era esente, diciamo, da rumori o da, diciamo, battimenti dovuti a frequenze presenti o che potevano anche interferire. Infatti, più di qualche volta mi ricordo che interferiva il lavoro che faceva un vicino di casa, che era un odontotecnico, che usava quelle fresature, frese che si usa per le dentiere, eccetera. E questo faceva dei rumori proprio chiaramente, però in genere Bacci andava in cerca di una zona di relativo silenzio, dove non si sentivano voci né rumori. Iniziava la sua esperienza invitando gli amici invisibili a manifestarsi, perché eravamo presenti più persone. In genere erano sempre presenti circa dai 50 ai 70 persone in quel salotto dove faceva le sue esperienze. E la maggior parte erano mamme o papà che avevano perso il figlio o la figlia. E di conseguenza, quando Bacci trovava questa, diciamo, frequenza libera in certo senso, lui diceva: adesso mettiamo tutti in pausa i registratori, perché vi dirò io quando che arriveranno le voci. Lui, essendo veramente un medium, un sensitivo, sentiva dentro di sé una voce che gli diceva: adesso arriviamo. E lui avvisava: ecco, stanno per arrivare. E infatti tutti avviavamo il nostro magnetofono, il nostro Magnetofono. registratore, eccetera, e registravamo questa voce che si manifestava e che rispondeva coerentemente alla domanda fatta da Bacci. In genere usava queste entità, il saggio, Gregorio, che si chiamavano, eccetera, utilizzavano diciamo, la lingua italiana, quella parlata da Bacci. Però successe più di qualche volta che presenti erano altre persone di altre nazionalità. E l'entità cominciava a manifestarsi usando la lingua italiana, quella di Bacci. Ma Bacci diceva: ma guarda qui, abbiamo un ospite inglese, parlali nella sua lingua. L'entità cominciava a parlare in inglese. E Nella Bacci famosa serata, Bacci non conosceva le lingue. nella famosa serata che avevamo fatto l'esperimento di togliere le valvole alla radio, quella volta c'ero io, c'era l'Annabella Cardoso, il dottor Fortuna, dopo c'erano un altro signore inglese. Ebbene, la voce ha cominciato a parlare salutando per nome tutti quanti noi. Quindi, Paolo, Annabella, eccetera. Quindi c'era proprio, diciamo, Straordinario. un colloquio diretto. Diciamo che rispondeva sempre alle domande poste. A un certo punto, molto spesso, si rivolgeva ai presenti, soprattutto capitava se c'erano le mamme, eccetera. Si rivolgeva e diceva: tra poco poi parleremo per le mamme. E lui, questa entità,
si metteva in attesa della domanda fatta da Marcello per rispondere. Dirò sinceramente che Marcello, che era una brava persona, un po' originale, ma era una brava e onesta persona, non aveva grandi quesiti da chiedere. Per cui io ho sempre ritenuto che peccato una medianità così forte. Se fosse stata strutturata e sfruttata in una maniera più intelligente e più approfondita come concetti, tanto per rifarsi così come idea alle risposte delle entità di Biancastelli, che sono filosoficamente molto importanti e molto coerenti nell'arco degli anni di cui si facevano questi esperimenti. Bacci era un bonaccione. Bacci era un commerciante di elettrodomestici che era andato in pensione e si de dedicava soltanto a queste voci paranormali al registratore e alla radio. Lui era una persona semplice per alcuni aspetti, sicuramente molto onesto e soprattutto disponibile ad accogliere dentro quella sala dove si facevano le esperienze, È ad accogliere qualsiasi persona che avesse chiesto la possibilità di vero. assistere a un esperimento. Quindi la sua disponibilità d'animo era unica. Era proprio rivolta ai genitori, alle mamme. Lui Sì. accogliva tutti senza discriminazione, Certo. pur non conoscendoli. A quel punto Esatto. lì, si verificavano Esatto. anche i saluti personali, come è stato il Esatto, caso del nostro amico. pronunciando il proprio nome, perché poi diceva: adesso dedichiamo alle mamme. L'ultima parte dell'esperienza della serata sì, era dedicata alle mamme e ai papà presenti. Allora, a un certo punto c'era qualche mamma che diceva, chiamando per nome il proprio figlio, o un altro suo nome dell'altro figlio, eccetera. A un certo punto veniva fuori dall'altoparlante della radio un nome che poteva coincidere o no con quello chiamato dai presenti, eccetera. E quindi era veramente originale la cosa, e per cui la mamma se ne sentiva che veniva chiamata per nome dal proprio figlio, che si Interessante. manifestava con il proprio nome. E quindi era molto commovente la cosa, veramente. Diciamo che emotivamente ci prendeva moltissimo. Da un punto di vista tecnico, era una cosa veramente spettacolare. Non c'era nessun elemento che potesse giustificare tecnicamente quello che succedeva. Perché nel momento che il buon Bacci sintonizzava sul rumore, diciamo, non rumore bianco, su una zona di relativo silenzio, ecco, di relativo, perché non c'è mai l'assoluto silenzio per via degli battimenti, slittamenti di frequenza, eccetera. E quando a un certo punto diceva, ecco, adesso verrà, cominciava la voce a parlare e io stesso l'ho verificato. Potevo girare la manopola della sintonia, quindi cambiava la frequenza di ricezione di tutto ciò che veniva, però la voce rimaneva sempre perfettamente centrata. Questo era il classico esempio che succedeva qualcosa veramente di anormale, non spiegabile tecnicamente. E anche che non dipendeva dallo strumento. E che soprattutto non dipendeva dallo strumento. Lo E questo strumento, come vedremo quando vorrete, parleremo dello strumento. Lo strumento è solo un mezzo rafforzativo del proprio orientamento mentale, quello che io poi chiamo tutta una serie di requisiti, il modello psichico. È importante questo perché si è visto che usando le stesse apparecchiature, con più operatori, a uno dava buoni risultati, ad altri zero, nessun risultato. Perché?
perché non dipendeva dall'apparecchiatura. Io mi ricordo, quando lavoravo a Venezia, c'era un ragazzo che era miscredente, perché non credeva ai santi, alla chiesa, eccetera, era di sinistra. Però era interessato da quelle cose che gli dicevo, perché io riportavo l'esperienza di Baci, l'esperienza che facevo io quando facevo esperimenti di verifica dell'esistenza del fenomeno, eccetera, al che lui si era appassionato e aveva costruito di sua idea, di sua iniziativa, un apparecchietto con cui una mattina l'accese, intanto che si faceva la barba, a un certo punto sente qualcosa che succede. Va là, ascolta la registrazione e ha trovato suo padre. La voce del papà. Questo signore, che oggi anche lui non c'è più, si chiamava Alessandro Tortato, e lo stesso apparecchio, io ero in corrispondenza con l'Alvisi, allora la Gabriella Gabriele. Alvisi, l'Alvisi mi chiese: dai, dai, fammi il piacere, di a questo signore se mi costruisce un apparecchietto uguale per me. Lui l'ha costruito, me l'ha dato, l'ho spedito all'Alvisi. Però l'Alvisi non riceveva Non assolutamente niente. riusciva. Quella parecchia. Ma Paolo, Va. se ti ricordi quando ci trovammo al convegno di Arezzo, parliamo di una vita fa, io ricordo che venne per la prima volta, che ero un ragazzetto allora, e adesso è una persona importante, Daniele Gullà, che aveva il suo apparecchietto. Aveva un apparecchietto costruito da lui, che fu quasi preso in giro, insomma, per quei tempi. Ma come per dire, ognuno si ingegnava come poteva Certo, pure di trovare, vero, il modo di collegarsi. perché vedi Edda, a un certo punto l'ideatore e costruttore dell'apparecchio si lega affettivamente con la creatura sua che sta costruendo. Quindi si crea in lui quei presupposti che sono necessari per ottenere dei risultati. E i presupposti sono la disponibilità d'animo, l'apertura mentale, aver quietato un po' la razionalità, perché quella disturba sempre nel campo della paranormalità. Come no? Esatto, una volta soddisfatti questi requisiti del modello psichico, a un certo punto si apre questa finestra su una realtà che normalmente non ci è data a vedere o a sentire. È incredibile questo e vorrei proprio che le persone presenti capissero, io sono qui che ascolto naturalmente sempre entusiasta e come lo è del resto, come lo sei tu nel dirlo, ma vorrei proprio che ci rendessimo conto, perché qui abbiamo tanti sperimentatori anche, ma ci rendessimo conto che quell'apparecchio con il quale registriamo non è nulla. Siamo noi effettivamente, ed ecco, in effetti avevamo detto, poi parleremo del modello psichico, perché la disponibilità, il primo libro che ho letto è stato nella rivista, ti ricordi, co come si chiamava, La ricerca psichica? No, era La ricerca psichica, quella di Masi. quella di Masi, bravo, e La ricerca trovai il psichica. tuo articolo che appunto dicevi dalla disponibilità di colui che vuole ascoltare e dall'altra parte, vero, di colui che Certo. trasmette, che tant'è vero lui ci aveva fatto anche il grafico per far Certo. vedere il trasmettente e ricevente, il modello, qualsiasi forma. Io lo dico sempre quando vado, dopo parleremo anche dell'evolversi di questi strumenti, di quello che si fa. Ma di per sé io sono rimasta a quell'apparecchietto, come dici tu, che quando lo attacchi un momento e va e parte, dicono: ma come fai? Ho provato a casa e non ci sono riuscita. È lì. Il mistero sta proprio in quello, Paolo, vero? Certo. L'hai appena detto. E Proprio allora, così. Paolo, andando avanti, Andando sempre avanti. con Baci. Praticamente Baci, abbiamo fatto delle esperienze, facevo la corte a Baci,
perché si sottoponesse a un esperimento fatto secondo i santi crismi scientifici, però lui non voleva. Caratteraccio. Io avevo controllato tutto il suo, la sua radio, i fili che entravano, che andavano in un'altra stanza, che serviva unicamente a mettere un secondo altoparlante in quell'altra stanza. Ecco. L'antenna era l'antenna normale che aveva la radio, quindi non c'era niente di particolare che poteva far sospettare anche una frode volontaria o involontaria. Ecco, Bacci era onesto su questo lato qua. E io sinceramente, siccome lui gli piaceva fare anche il tavolino, quindi con la tipologia nell'altra sala, per questo aveva messo il secondo altoparlante nella sala, però della tipologia di Bacci io non sono mai stato presente e per cui non metto assolutamente nessun marchio di garanzia, cosa che invece mi sento, ma con tutta tranquillità, di dare una grande garanzia alle voci di Bacci, perché le abbiamo studiate, abbiamo, grazie alla competenza di Daniele Gullà, che nel frattempo poi ha fatto degli esami, ha trovato dei software professionali, eccetera. Una grande Abbiamo passione. sviscerato, abbiamo veramente sviscerato dal punto di vista elettroacustico queste voci. E i famosi 2 anni, dal 2005-2006, il famoso avevamo battezzato Progetto Sfinge. Abbiamo fatto delle prove, degli esperimenti sotto stretta sorveglianza sia strumentale che a vista, con la signora Lida Russo di Livorno, che è stata di una gentilezza unica quella signora, perché proprio ci teneva molto per il laboratorio, più che per lei stessa, per il laboratorio. Infatti, durante queste diciamo, esperimenti che facevamo, lei era più preoccupata che noi ricevessimo delle voci. Lei anche le riceveva, ma con quel registratorino commerciale a cassette, eccetera, otteneva sì voci di una Carine, qualità abbastanza mediocre. Cosa che invece, carine esatto, le voci della Lida Russo, guarda, io sì. le ricordo, erano voci di bambini, Sì. tenerissime, tenerissime. Io quando la sentii la prima volta mi ricordo che scoppiai a piangere perché mi sembravano bambini, erano anche le voci sue, erano un po' lamentose, tenere, coccolose, vero? Erano quelle vocette che proprio ti mettevano un'armonia dentro, meravigliosa. Ma poi Ecco. abbiamo fatto quelle esperienze lì con la Lida Russo, con la sua massima disponibilità, perché abbiamo fatto col dottor Gagliardi tutta una Oh. serie di ricerca sulla sua psiche, Neurologica, sì. neurologica, eccetera. Quindi da lì emerse che non trovammo nessun elemento particolare, significativo, che potesse aver influenzato il risultato della voce. Assolutamente. Un fenomeno completamente autonomo, però dovuto soprattutto alla psiche, che fa da intermediario, non voglio essere frainteso. La psiche è il supporto per queste voci che vengono dall'altrove e tramite la psiche vengono materializzate sulle apparecchiature. Ecco, questo è importante. La psiche è un supporto, non è l'agente, è il responsabile del. Assolutamente, è un tramite, è un È un tramite. tramite. Esatto. L'altro di cui abbiamo l'apparecchiatura è lo strumento, ma in Sì. verità, diciamo, l'onda e la ricezione, trasmissione avviene per dei canali ancora tuttora a noi ignoti. Guarda Paolo, mentre tu parlavi, facevo una considerazione, un fenomeno tanto bello, sul quale non si può dire nulla, né di, come si può dire, né di diabolico come Santa Madre No, Chiesa, per assolutamente. capire,
come altri che parlano di voci anomale, rumorazzi, No, no. entità, quindi che sono di passaggio e che sono, diciamo, inquiete, quindi entità inquiete, qualcosa del genere, no? Eppure il fenomeno più puro, più diretto, bisogna provare per credere, è il fenomeno più puro, più diretto, più ancora adesso a distanza di anni e anni, 30 anni per me, io ancora non mi spiego. Cioè, quando accendi e senti quel contatto, a me vengono i brividi sulla schiena, ognuno ha la sua maniera di, no? Certo, E mi sento certo. proprio gocciolare la fronte. Perché è incredibile, viene da dire, no, non è possibile. Beh, io ti posso dare una risposta perché? Perché il fenomeno, secondo una mia concezione di come può essere il dinamismo, avviene tramite un evento di comunione tra i due anime, che può essere incarnate o disincarnate. Questo diciamo, fenomeno di comunione viene poi portato a livello di coscienza, tutto avviene a livello inconscio, portato a livello di coscienza da un processo normalmente psichico nostro. Ma la materializzazione vera e propria del fenomeno acustico avviene tramite una proiezione psicocinetica, che è una caratteristica che la nostra psiche ha. Però l'emittente non è la nostra psiche. Può essere in alcuni casi, ci sono stati casi di cui è stato trovato la voce dello sperimentatore incisa sul nastro. È capitato a me, è capitato anche a Traina. Quindi può succedere una proiezione psicocinetica del proprio inconscio, però non è assolutamente generalizzare questo evento. Sono eventi anomali nel corso di questi esperimenti, però l'ente emittente è sempre esterno. Può essere un'entità X, come può essere anche un nostro caro che vive nell'oltre. Questa Sì, è la mia sensazione. Per questo che perfettamente ci sente. d'accordo su questo, perché non c'è alcun dubbio che sia così. Senti un attimo, io ultimamente ho sentito dire anche, perché ormai ne dicono tante, hanno fatto in maniera che questo fenomeno che è alla portata di tutti, perché se lo strumento non serve, se la preparazione non serve, deve essere interiore la preparazione. Se La non vera radio siamo esiste, noi. appunto, se non occorre lo strumento, perché addirittura adesso con un telefonino, insomma, in tutte le maniere, ma pure cercano di distruggerlo. Ultimamente io ho sentito parlare e sono, insomma, ci ho riflettuto un po' e ti passo la domanda. Ho sentito dire, può anche essere telepatia. Ma non scopre nessuna cosa nuova, perché la psiche può manifestarsi in varie maniere. Anche la telepatia è un fenomeno di comunione fra due menti. E quindi lavoriamo sempre a un livello di coscienza che è al di fuori della nostra portata cosciente attualmente. Di conseguenza siamo su piani completamente diversi. E quindi possono essere anche piani di coscienza dove perdura dopo la morte di una persona. Sono piani di coscienza più sottili. Quindi Paolo, anche la telepatia non mi sconvolge assolutamente. La vedo che può rientrare nella casistica. ma telepatia, tu parli sempre fra una mente, una psiche comunque Sì. terrena e la Sì, mente, ah naturalmente. sì, ma Però, può essere tra la Paolo, mente terrena, la mente dell'oltre, ma anche tra due viventi. Quando c'è, ad esempio, un grande rapporto d'amore tra una mamma e un figlio,
I casi successi durante le grandi guerre o nella seconda guerra mondiale, le mamme sentivano quando un figlio veniva ferito o addirittura ucciso, perché c'è sempre questo legame tra le due psiche della mamma e del figlio. E questo la parapsicologia lo riconosce tranquillamente che esiste questa possibilità. Ecco, guarda cosa Una dice cosa che volevo questa. dire, ah, Dimmi. sì, dimmi. No, ti dico questo perché Maria Grazia è una grande sperimentatrice, sempre una cara amica del Meridione. Signor Paolo, come mi spiega ciò che mi sta accade, ciò che sta accadendo a me? Io ho iniziato metafonia con il fruscio, poi mi è stato detto dall'oltre di fare radio. Io registro in cinese senza fare reverse, quel cinese diventa italiano. Sarà che io ho chiesto voci più chiare e mi hanno ascoltata. Ma la cosa meravigliosa è che una registrazione cinese riascoltata è italiano. Sì, succede questo. Allora, una delle caratteristiche, e questo lo ha evidenziato in modo particolare Raudive, ma anche Jurgenson ce l'aveva, questo tipo di eventi, quando lo sperimentatore è poliglotta, la voce può venire fuori poliglotta, cioè dire uno stesso concetto in più lingue, usando parole con vocaboli diversi appartenenti a lingue diverse. Questo succede perché rientra sempre nel proprio modello psichico. E anche questa influenza rientra nel proprio modello psichico. Quindi sono autentiche queste voci qua, di questa ascoltatrice che ci sta scrivendo. Sono senz'altro autentiche, perché tra l'altro c'è anche il fenomeno della cosiddetta metamorfosi. C'è una voce che si manifesta nella propria lingua, però su una stazione giapponese, per dire, tanto perché si parlava del Giappone. Può succedere. Come può succedere addirittura, e questo l'ho scoperto io e sarò super criticato da destra e da sinistra, ci No. sono certi momenti emotivamente molto intensi, ad esempio il grande desiderio di una mamma che vuole contattare il proprio figlio, Tutti i costi. come che succedeva anche con la Paradiso. Ecco, eventi acustici del tutto casuali, quindi anche eventi acustici, diciamo, impulsivi, di carattere impulsivo, possono venire e decodificati in termini linguistici grazie all'intervento della cioè della psiche, o meglio, della percezione extrasensoriale. Sì. Perché parliamo sempre dello stesso mondo. Il mondo di qua e il mondo di là usa sempre le stesse energie. Credo. Energie tra tante virgolette, perché parliamo di energie, ma non sappiamo cosa sono queste energie. Per me è più giusto parlare di comunione, d'amore e di concetti che vengono decodificati, codificati dal mittente e decodificati dal ricevente in maniera molto coerente. Una cosa Incredibile. che mi stava a cuore da dire: le conclusioni dei 2 anni che abbiamo fatto di ricerca con la signora Russo. Le conclusioni a cui sono pervenuto e che siamo pervenuti erano queste. Le voci paranormali sono assimilabili, non uguali, assimilabili alle voci umane, però hanno delle caratteristiche, delle peculiarità loro tipiche. Ad esempio, la mancanza, cioè per esempio, la presenza di un effetto senza la causa relativa o la presenza della causa senza l'effetto che dovrebbe esserci. Quindi ci sono delle peculiarità, delle anomalie che sono caratteristiche proprio delle voci. Quindi la conclusione a cui eravamo arrivati era che le voci paranormali hanno un carattere di originalità e un carattere
linguistico originali e reali, perché dimostrati in termini scientifici grazie a dei grafici, dei sonogrammi che si chiamano, eccetera. Quindi esiste, la voce paranormale esiste, ha delle caratteristiche sue proprie, ma soprattutto è un evento del tutto autonomo e originale. Bellissimo, bellissimo Paolo, quello che mi dici. Volevo solamente fare una piccola cosa, anche perché siccome abbiamo una cinquantina di persone e saranno anche di più, che cosa pensa la Chiesa riguardo tutto questo? Io Oh. immediatamente, no, no, un attimo, io immediatamente dico subito questo. Noi abbiamo già fatto tre di queste cose, io sono 30 anni che ci vivo. Dentro il fenomeno, mio marito è stato un sperimentatore eccelso perché andava in diretta botta e risposta, per cui a noi non interessa proprio cosa ne pensa la Chiesa. La Chiesa ha già tanti problemi adesso, che se all'inizio ha avuto qualcosa da dire anche sul fenomeno che qui in Italia poi è nato con Padre Gemelli, figurarsi, se no, a noi interessa quello che dice la Chiesa. La Chiesa ha già ben altri problemi. E anche la religione, se vogliamo parlare di Comunque religione. è stato La un sacerdote. nostra religione è una fede autentica, è un credo. Vorrei dire, anzi, che proprio noi che veniamo fuori dal movimento della speranza siamo stati un braccio destro della religione, perché Ma sì. diversamente tante persone si sarebbero sparate. Per cui diciamo che la comunicazione c'è. La comunicazione esiste in tante maniere e io che le ho provate tutte nella mia non breve esperienza, garantisco, e tu Paolo conosci e tanti che sono qui lo sanno che persona sono, che questo fenomeno, proprio quello delle voci, vorrei dire che è il più autentico, sul quale non c'è assolutamente modo di disconoscere. Quindi è inutile che qui qualcuno mi dica e allora la tavola, e allora il tavolino, e allora il tabellone, allora che parlate in altre sedi di queste cose. Stiamo parlando di voci, le voci registrate, le voci che vengono chiamate metafoniche o psicofoniche, come diceva Traina, oppure soggetti appunto ed oggetto della transcomunicazione strumentale, vedi il nostro Riccardo di Napoli e tanti altri che sono arrivati dopo, ma noi che siamo partiti dalla prima esperienza, che abbiamo visto l'evolversi del fenomeno fino ad arrivare, poi ne parleremo, al computer del giorno d'oggi, possiamo dire che indipendentemente dalla modalità con cui qualcuno voglia o non voglia esporsi in questa modalità di contatto, sappia che non c'è proprio inganno di alcun tipo, che non ci sono diavoli, che non ci sono chiese, che non c'è qualcuno che lo possa smentire. Termino Nemmeno subito. illusi. Ecco, termino subito dicendo che quando ancora stiamo parlando degli anni all'inizio, fine degli anni Ottanta, quando è 90, quando mio marito cominciò le prime sperimentazioni procurandosi tutte le situazioni, antenna, video, rice, trasmettitore, eccetera, venne un giornalista, qui a Padova sappiamo che c'è un centro grosso del CICAP, venne ad ascoltare, eravamo nell'altra casa, su in mansarda, mio marito tu sai che non si è mai esposto. E gli disse: io non voglio sapere niente, io le dico solamente, io, guardi, mi collego, io sento questo. Questo scrisse un bellissimo articolo, ce l'ho tuttora sul Gazzettino di Padova, quindi non in un giornaletto, e scrisse: cosa volete che vi dica? Si dice tanto di imbroglio, che so io. Io sono stata a casa di questo signore, le voci c'erano. E rispondeva coerentemente alle domande fatte. E allora, diciamo che ci sono coloro che sempre, vedi come è morto il nostro carissimo amico giornalista, che per tanti anni ha ostacolato ogni fenomeno paranormale, lo stesso Roll, no? Di chi parliamo?
Di Piero Angela. Esatto, Piero Angela. esatto. E sappiamo perfettamente quanto ha fatto per ostacolare qualsiasi modalità di ricerca. Ecco, fate Ah, sì. come Ha volete, ma scritto. ecco, Eh sì. vediamo chi è questa persona, appunto Armida Russo. Questa è stata presente all'esperimentazione di Bacci, questa signora. La tua considerazione è decisamente opportuna e aggiungo decisamente apprezzabile, grazie. Come no, questa è la signora Armida Russo. Io vorrei dire, ecco, come Giulia Guerra, la quale tu hai sentito anche le sue voci proprio al laboratorio con Gullah. Cioè, qui non fermiamoci sui particolari, andiamo avanti su quello che il nostro ospite eccelso, mi permetto di dire così, perché non ne abbiamo. Io mi conforto, mi rafforzo, mi consolo quando ti sento perché mi dai conferma di quello che, cioè, le ho provate tutte le modalità di ricerca, ma non per sfizio. Cioè, un figlio, due figli, un marito, eccetera, noi siamo andati alla ricerca di tutto. E niente, su questo non c'è dubbio, non c'è inganno, non c'è, come dicono alle volte, no, quelli che vanno le carte, non c'è frode, non c'è inganno, assolutamente. Certo, Non solo, certo. ma è facile, non è dispendioso, richiede solamente, qui ci siamo, tanta fede, ma tanta. Non dimentichiamo le parole del grande Gesù che disse che la fede è in grado di muovere le montagne. Bravo, bravo. La fede proprio è quella che ha mosso me stessa quando mi dicono come fai e sono ancora qua, che ho compiuto appena così tanti anni, pochi giorni fa, e siamo ancora qua e sempre si continua e finiremo sempre rimarcando questa cosa. Andiamo avanti con Bacci allora, perché io so che ci hai anche portato qualche campionatura, se gliela fai. Ah sì, facciamo sentire. Dai Paolino, sì. Allora, la prima voce la ritengo che sia la voce timbrica che maggiormente ho ricevuto in tanti anni. L'abbiamo ricevuta proprio dalla Lida Russo, la quale aveva cominciato con una preghiera e dopo a chiamare il proprio figlio defunto, Vincenzo. Come chiama subito questo figlio? Si sente immediatamente un campanello come i campanelli di chiamata sulle desk di reception. E subito dopo, oh mamma, sentite che roba. Oh mamma, oh mamma, oh Caro Vincenzo, Sì. meraviglioso. Oh mamma, oh mamma, Di fronte a queste cose, io dico a tutte le mamme o genitori o padri o sperimentatori che sono presenti. Quando ai nostri congressi è arrivato anche una persona sola ed è venuta, permettimi di fare questo accenno, ed è venuta ed ha sentito solo questa parola nel suo telefonino, nel suo magnetofono, che so io, mamma, la prima volta che ti arriva quella parola, che ti spacca il cuore, che ti invita a non temere più niente, io dico. Tutte coloro che continuano e vanno da un medium, poi vanno da un altro, vengono anche a cattolica, poi provano è una scrittura, è una rice trasmissione, è un qualche cosa che va da una medianità a un'altra, una. Ma quando ti ha chiamato mamma e senti che è lui, o mamma, che ti dà proprio questa risposta, ma che vai più in cerca? Io non lo Una prova così cerco più schiacciante. attraverso, ma mamma mia, quando l'hai sentito, ormai Ma col cosa. sospiro proprio si sente. Oh Ma mamma. dai, Ve ancora. la rifaccio sentire perché è troppo bella. Sì.
Come fai a pensare di poterlo mai riprodurre questo sospiro del cuore? Quanto è bello, quanto è grande, quanto è importante sentire la voce del proprio caro. È inutile dopo chiedere. E allora chiedi, ecco, anche ultimamente sono stata, chiedigli come sta suo fratello, come sta sua madre, se mi può aiutare in queste cose. Cioè, siamo di fronte non al mistero, all'indefinibile che si fa materia e diventa coscienza che ti trasmette qualche cosa di esclusivo e non c'è altro da chiedere. Ecco qua. Verissimo. Quando sento mamma con la voce di mia figlia mi emozionò tantissimo. Eccolo qua, vedete? Rita Bovina. Una cosa incredibile. E così quella di prima che appunto parlava, che è Maria Grazia, io ho tatuato il grafico della metafonia, mamma ti amo. Lei se l'è tatuato addosso. Queste sono state le prime parole ricevute. Le prime parole ricevute. A me invece le prime parole sono state sono vivo, vivo, vivo 3 volte. Ognuno ha il suo messaggio personale dal quale è iniziato. Guarda, a parlarne io devo fare la conduttrice e sono qui che il cuore a mille che ormai mi si spacca perché quanta gente che ho visto uscire dal tunnel per quella parola che è venuta fuori ed è una cosa che non la finirai mai, eccola qui. Questa ha scritto un libro sul suo ragazzo, mamma mia, è proprio vero, da allora io sono appagata appieno. Andiamo avanti, Paolo, dai. Allora, il secondo esempio riguarda una frequentatrice del centro di Grosseto che ha dedicato moltissimo il centro alla verbalizzazione dei risultati ed era la signora Silvana Pagnotta. Ah, abbiamo il libro della Pagnotta, conosciuta sì, personalmente. Una carissima persona. Anche ad Abano, te lo ricordi? E durante uno degli esperimenti, dopo che lei se n'era andata, lei è morta nel 2000. Morta presto. Ci manda un messaggio firmandosi alla fine. E il messaggio dice: sono qui ad abbracciare Marcello. Tale amico difficile, perché era difficile, Marcello. E ne avevano da dire. Tutti i presenti qui in pace, Silvana. Oh, Signore. Molto chiara la parola finale, Silvana. Silvana. Logicamente, voglio significare anche questo fatto qua, la comprensibilità delle voci di Marcello non sempre è dello stesso livello qualitativo. In genere dipendeva, e l'abbiamo verificato, l'ho verificato personalmente, quando lui era sereno, disteso, che non aveva problemi col proprio figliolo, che diciamo gli dava dei grattacapi eccetera, se non aveva questi problemi le voci venivano fuori belle, chiare, comprensibili. Se invece era in tensione venivano fuori troppo con scatti eccetera e alle volte era anche difficile decodificarle. Paolo, mi permetto di aggiungere proprio perché queste cose sono cose da tenere presenti, riascoltate dopo la diretta anche su YouTube, importantissime. Io dico sempre e spiego alle persone che dicono io non ricevo, non comunico, non ho segni, eccetera, finché siamo tormentati, disturbati, presi dalle vicende
del quotidiano e anche dal nostro immenso dolore che all'inizio ti attanaglia come una morsa, non riceveremo mai. Dobbiamo, possiamo ricevere, perché alla fin fine anche ai disperati può arrivare quella parola che ti sbatte altrove, ti cambia la vita. Però occorre la tranquillità della mente, la serenità dello spirito, l'onestà intellettuale, importantissima. Di pure Paolo. Il terzo esempio, invece, è un messaggio dedicato agli ascoltatori di quella serata, che dice: nel mondo collaboriamo per creare una società costruita sull'attività dell'amore. Collaboriamo per creare una società costruita sull'attività dell'amore. Aspetta, che è molto chiara. Ecco. Questa è molto chiara, molto chiara. Ancora, siccome... ancora. Sì. Sì, questa ancora, perché è molto chiara. Ah sì, la faccio risentire. Sì. Collaboriamo per creare una società costruita sulla civiltà dell'amore. Mamma mia. Costruita sulla civiltà dell'amore. Bellissimo. Meraviglioso. Meraviglioso. Sì. Siccome io ero sempre un po' che guardavo con una certa attenzione tutto quello che succedeva, eccetera, e dopodiché si faceva anche una chiacchierata tutti insieme, eccetera, diciamo che io cercavo di inquadrare il fenomeno dal mio punto di vista, cioè quello della ricerca del processo di formazione di queste voci. Una voce dice: il problema non è di definire il mistero, ma di lasciarsi penetrare dal mistero attraverso gli occhi della fede. Ecco. Ripeti la frase. Il problema non è di definire il mistero, ma di lasciarsi penetrare dal mistero attraverso gli occhi della fede. Caspita, è chiarissimo anche questo. Queste però sono le voci tipiche di Bacci, che hanno la cadenza e hanno anche, Paolo, hanno quel gorgoglio, quel gorgoglio sul quale questo messaggio qui l'ho tagliato perché sennò diventava troppo lungo, ma adesso ve lo dico per intero. Il problema non è di definire il mistero, ma di lasciarsi penetrare dal mistero attraverso gli occhi della fede. Conta molto la disponibilità del cuore, ma soprattutto è importante chiedere allo spirito l'ospitalità del cuore. Mamma bellissimo. Mia. Ascolta, bellissimo. Ma Paolo, tu prima hai detto: è un peccato che quest'uomo, diciamo, di media cultura, bonaccione e anche, come ha detto prima la Pagnotta, un carattere un po' difficilotto, perché io l'ho conosciuto come... Con me è sempre stato gentilissimo, non lo so perché. No, anche con me. Mi mandava quel paese, ecco. E diciamo, tu hai detto, avrebbe potuto salire a certi livelli di comunicazione e giungere ad espletare dei messaggi di altissimo livello, come il caso dell'entità, delle voci di Roberto Setti, eccetera. Ma dei maestri di Roberto Setti. Però c'è questo. Mai nessuno ha pensato di raccoglierli questi messaggi? Sì, sì, ci sono due libri. Vabbè, quelli e poi ci sono tutti gli atti, in parte da Tilo scritti, in parte con la scrittura propria di Silvana Pagnotta, che sono attualmente giacenti, donati dalla sua fedele collaboratrice, donati all'archivio di Bologna, all'archivio Bozzano De Boni.
Ah, dov'è la Paola Giovetti? Dov'è la Paola Giovetti? Che aspetta quando andrò per vedere come catalogare tutto questo materiale, perché è un materiale, guarda, ti dico, saranno centinaia di bobine di nastro. Ho capito, perché poi essendo morta così presto la pagnotta, dopo le sì. cose si sono fermate, vero? Eh sì. Poi c'è quest'altro messaggio molto bello. Dove sono tutti i vostri figli? Sono terre incontaminate, meravigliose. Benissimo questo, chiarissimo. Ancora, ancora. Risentire? Sì. Aspetta. Questa è la vecchia. Ecco, adesso. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Mamma. Il messaggio successivo dice: vorrei perciò ricordare il sorgere della nuova era. Là, in quel luogo trascendente, misterioso, testimone da trovare lontani, da trovare lontane, vincolo dell'Eterno. Lontani. È un po' grande, rileggilo perché... Sì. Ve lo faccio sentire parzialmente. Sì. Ecco, questo è. Vorrei. Aspetta, scusa. Sono tornato indietro per sbaglio. Questo è, ritorniamo, vorrei perciò ricordare il sorgere della nuova era. Era chiarissimo, chiarissimo. Là, e là, in quel luogo trascendente, misterioso. Testimone da trovare lontani il vincolo dell'Eterno. Mamma mia, com'è chiaro, è chiarissimo anche questo. Quelle voci, in effetti, ma cosa non producevano, in quegli incontri, che roba, che atmosfera si creava. Però guarda, diciamo così, com'era lui di per sé, un uomo, come hai detto tu, semplice, ma anche screanzato proprio con alcune persone, ma comunque anche non in cerca di popolarità alcuna. No, io ricordo, no. Dal palco di Cattolica, che lui, grazie a Dio, gli ultimi anni veniva con la moglie, e io che ero sul palco della come si chiama, del Teatro della Regina, su in alto, dicevo venga su, lui era lì in prima fila, no, quindi niente esibizionista, magari ho le fotografie, perché quando eravamo su a cena nell'albergo, allora ci faceva piacevolmente compagnia con la signora, ed era anziano, tanto anziano, ma eppure, quindi nessun esibizionismo, ma la tenerezza di dare risposte, come quando avvenne, Paolo, ti ricordi, Chiara, la figlia del nostro amico, te lo ricordi? Lenzi, io sono Chiara, con quella voce così distinta, mamma mia. Anche lui, gli bastò quello. Guarda, comunque, sai,
così per non è da, cioè, è inutile che andiamo, che ci fermiamo sulle cose. Portate pazienza, ma io preferisco che Paolo continui. Ma qui c'è la nostra Claudia, che tu hai conosciuta cattolica, la nostra metafonista, Claudia Benedetti, che ti dice: vengo ad aiutarla, signor Presi, a catalogare, mi offro io di aiutarla. Benissimo, benissimo. Bravissima, ti ricordi che l'avevamo anche ospite Sì, l'altra volta sì. quando abbiamo fatto con Paola questa diretta? Andiamo avanti, Tanto, Paolo. sì, tanto per definire l'originalità del carattere e la difficoltà del carattere di Marcello, è successo a un congresso di Torino. Anzi, prima di Torino, adesso non ricordo come si chiama, dove c'è anche la Reggia. Eravamo a cena. A quel congresso io ho parlato sulle sue voci, sul suo fenomeno proprio. La sera, cena, a un certo punto, gli amici psicofonetti o metafonetti torinesi prepararono una bella torta grande, con scritto grazie e baci, una cosa del genere. E l'hanno invitato a venire a tagliare. Beh, lui si è arrabbiato, senza ragione alcuna, se n'è andato in camera. Ecco, Sì, questo era Baci. questo era Baci, questo era Baci. Mi voglio fermare un attimo su un commento che c'è della mia cara amica Sì. Concetta, la quale ripete sempre la stessa cosa. Allora, cari ascoltatori che siete così gentili da ascoltare, ma diciamo che siete anche fortunati per ascoltare esperienze del genere, che non sono da tutti i giorni, che non sono neanche da tutte le dirette, che non è sempre possibile avere un amico così caro ed avere persone con esperienze. Che dice: è possibile che si sentano sempre i figli e non si sentono i mariti, le mogli e le madri? No, lei lo No, ma dice non perché quello. lui da Baci arrivava di tutto, eh? Sì, Non arrivava di tutto. Diciamo, la maggior parte delle voci erano dei figli, la maggior parte, è però. logico, là c'erano quasi tutti, cioè chi è che Diciamo, corre di più? Chi ecco. è che corre di più se non corre una madre? C'è Sì. niente da dire, ma perché corre di più? Perché la madre non ha più motivo di vivere. Anche tu, Concetta, tu col tuo Lazzaro sei un amore di mamma, tra l'altro a Rosita, che è una ragazza meravigliosa, ha i suoi problemi, ma sempre innamorata del marito, vengono con le voci, e lo dice una che le sperimenta le voci, con le voci arriva di tutto, arriva la nonna, arriva la zia, arriva la mamma, arriva l'amico, arriva il parente. Una volta Paolo, te l'ho detto, è arrivato l'amante, una persona è venuta, dice: voglio sapere qualcosa, così e questo, ha cominciato a parlare, a dire le tue carezze, i tuoi baci, eccetera, ma la sala piena, ho detto: signore, un attimo, si può dire. Si poteva spiegare prima, perché le voci non mentono, non mentono, questo è il discorso. È Quindi, vero. cara Concetta, ti assicuro che anche da Baci arrivavano gli amici, arrivavano altri a darle conferme. È arrivata la Silvana Pagnotta, che era una signora collaboratrice, per cui con le voci il fenomeno è generico. Noi adesso stiamo facendo ascoltare quelle più eclatanti che gentilmente e solo Paolo ha, perché io non le ho queste voci. Poi Paolo, dimmi. Un'altra cosa che sempre inerente a quanto hai detto un momento fa. Nella sala dove si facevano gli esperimenti c'erano 60-70 persone. Quindi, diciamo, si suppone che la maggior parte siano stati genitori di ragazzi morti, ma in realtà su 70 persone chi rispondeva decideva l'entità. Sono Maurizio, sono Franco. Oh, non, venivano fuori per la mamma relativa. C'è il caso però che hai detto tu che è arrivato anche l'amante, per È esempio. arrivato l'amante, ma io delle volte io ho sentito uno che ha detto: e basta spingere, che si è cavato
ballavano, eravamo in una sala dove arrivavano la maggior parte dei ragazzi, si sente una che fa e basta spingere, cioè vuol dire che effettivamente faceva una gara chi arrivava, capisci? Ma è logico che il tormento che si dice sia il più grande può essere quello della madre, ma io posso dire personalmente da madre, da sposa, che il mio sposo non mi lascia mai, mai. E con che tenerezze arrivano gli sposi, con che tenerezze, a farti dei complimenti su come tieni i capelli e come sei bella in quel momento, e la consolazione che gli è grazie di esistere, rivestiti di fiori e di foglie, cioè ti arrivano quelle cose meravigliose che ti caricano la vita proprio. Sai, sono di altissimo livello quelli che tu stai facendo sentire, che non erano certo della cultura di Bacci. Ah no, no, sono di un altro livello. Un altro Una livello. Cosa molto importante, prima di passare all'ultimo, all'esempio numero 7, volevo dire, visto che prima hai menzionato il Beppe Giuseppe Lenzi. Lenzi, sì. Giuseppe Lenzi era frequentatore assiduo di Bacci e lui chiedeva sempre la voce della propria figlia, che era morta tra l'altro suicida, poverina, e quindi il papà registrava sempre tutto, le sue telefonate da viva, perché studiava in un'altra, non a Siena, ma in un'altra località, e aveva tutto un nastro, una serie di nastri, con tante volte ripetuto, sono Chiara, Chiara, sono Chiara. Il Gulà, che diciamo masticava molto bene il computer e i programmi, unì in un unico file circa 20 secondi di Chiara, sono Chiara, Chiara, sono Chiara, sono Chiara, eccetera. E poi con un programma di identificazione vocale ha comparato la voce di Chiara, diciamo, ottenuta da Bacci, e la voce di Chiara da viva. Bene, il risultato fu sorprendente a dir poco, perché il grado di somiglianza, tutti i software professionali non danno l'assoluta certezza, danno gradi di somiglianza. Il grado di somiglianza della voce di Chiara defunta e della voce di Chiara da viva superava il 97%. Ecco. Io ricordo che sono cose eclatanti nella ricerca. Mamma mia. Sì, in effetti è qui di questo di cui stiamo parlando. Cioè, noi siamo di fronte ad un fenomeno, pensate, per il quale non c'è spiegazione, né non c'è spiegazione fisica, non c'è spiegazione scientifica. Ognuno ha un suo livello nel doverla guardare, come avviene, dove avviene, quando, quali sono le modalità del ricevente e del trasmettitore, tutti i quelli sono particolari che possono arricchire l'esperienza, ma di per sé noi non abbiamo niente in mano. Sai, io uno dei primi, dunque tu lo sai, il nostro cammino è stato un cammino di ricerca, ma anche sulla base della fisica, dei fenomeni, come potevano avvenire, non solo di questo. E mi ricordo che uno dei primi libri che ho studiato è stato L'io e il suo cervello, no? Di Eccles, che era, ti ricordi, no? Ecco, Eccles, che era un neurofisiologo, premio Nobel per la neurofisiologia. E io ricordo che il suo libro termina dicendo: adesso che vi ho dato tutte le spiegazioni, il funzionamento, la parte cerebrale, questo, la corteccia, le emozioni, il mondo delle emozioni, qual è questo emisfero, quest'altra, e alla fine, quando è il momento, no, di come avviene questa ricezione da parte del cervello, dice: qui subentra solo la fede. Io non mi sono mai dimenticata di questo, perché coloro che intraprendono questo cammino debbono capire
che si va avanti solo se c'è quella disponibilità interiore. Ecco perché vado in giro per le associazioni, per mettere la gente, non per dargli messaggi, ma per metterle nell'ascolto intenzionale, come dicevi tu. Cosa dicevi? Ecco, nella condizione dell'ascolto intenzionale. E allora ti arriva di tutto che devi proprio dire basta. È vero Paolo? È proprio così. Per concludere i vari esempi, l'esempio numero 7 è molto eloquente, nel senso che dà una spiegazione chiara, inequivocabile, che il fenomeno avveniva tramite baci. Anche le loro voci che arrivavano grazie alla persona baci e il suo grado di sensitività. C'è una voce che dice, è molto simpatica questa, Marcello, tu mi servi, non importa che tu mi voglia o no, se tu hai voglia, meglio. Oh signore, ripeto, rileggi, poi la fai ascoltare, come hai detto, Marcello, tu mi servi. Marcello, tu mi servi, non importa che tu mi voglia o no, se tu hai voglia, meglio. Oh signore, dai. Eccola qua. Mamma mia, bellissimo. Ancora. Bellissimo. Ecco, vedi Concetta, il discorso è proprio questo, arrivano, vedi, altre voci, non è una... possono essere delle entità che noi non conosciamo, può essere tuo marito, mio marito, uno sposo, un fratello, un amico, che poi fra l'altro sono loro che decidono quando, come, perché venire. Bellissimo. Io ricordo, dimmi, quando avevo fatto degli esperimenti per verificare la veridicità dell'esistenza di queste voci, ho chiesto una volta una voce di una ragazza che conoscevo. A un certo punto dicevo, se sei tu, dammi un segno. Ebbene, sono arrivate almeno 3-4 voci esterne, non di questa persona, che diceva, adesso arriva, Fulvia, tocca a te, vieni, e c'è qua chi ti vuole, una cosa del genere. Quindi il fatto di imputare completamente al nostro desiderio la personalizzazione e l'origine di queste voci come frutto del nostro inconscio non è assolutamente applicabile questo concetto, perché quando succede sì che arriva la voce che hai chiesto, però intervengono altre voci che la introducono. Quindi questo, uno qualsiasi nella propria sete di questo contatto penserebbe immediatamente all'entità che era di suo interesse. No, arrivano tante altre che la introducono e quindi ti danno una prova in più dell'originalità del fenomeno. Paolo, quando ritornammo da Arezzo, proprio una delle volte che c'era anche... quello del Giorgio De Simone, che tu lo sai come distruggeva le esperienze delle mamme, aveva la capacità proprio di dire, perché lui stava per l'alta medianità, per cui questa della ricezione delle voci era un fenomeno secondario. Noi ritornammo, mi ricordo, con mio marito, eravamo sul tavolo della cucina lì con il nostro piccolo registratore, ma messo lì per caso. E con mio marito io dicevo, ma chi lo sa, vedi, noi ci illudiamo tanto, chi lo sa se questo fenomeno c'è proprio e se ci dobbiamo credere. Ma al momento vedo che si mette in moto il registratore, vado nel riascolto,
intenzionale senz'altro, ma non previsto, e sento proprio tu, mamma, con tutte le prove che ti ho dato. Niente, a terra. A terra. A terra. E non ho mai, e non avrò mai, e non ci sarà mai, in tanti anni, decine di anni di sperimentazione, non avrò mai alcun dubbio su tutto quello che di bene abbiamo ricevuto. Paolo caro, noi questa sera dovevamo fare non solo Marcello Bacci, ma dovevamo andare avanti per vedere come si è evoluta la comunicazione anche attraverso le modalità dei computer. Io qui ne avrei tante delle cose intriganti da chiederti, per cui hai avuto l'influenza, l'ho avuto anch'io, hai avuto il Covid, l'ho avuto anch'io, abbiamo compiuto gli anni e siamo qui vivi e vegeti. Allora, caro Paolo, ne facciamo un'altra, perché qui ci dobbiamo fermare, troppo quello che abbiamo messo. È passato un'ora e mezzo e abbiamo detto delle cose stupende. Che ne dite, cari amici? Ne facciamo un'altra? Ne facciamo un'altra di queste trasmissioni? Eccola qua, guarda questa che mi scrive. Gli Andrea sono speciali, una mamma di un Andrea. Sì, 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 ecco qua subito, assolutamente sì, ecco. Allora, guarda Paolo, ci stai? Va bene. A fare un'altra serata con me. Allora, venerdì sono con Paola Giovetti che parlerà della dimensione X e dell'entità A. E poi vediamo come ci organizziamo e se Paola è disponibile prima che io ritorni a Napoli a metà mese di febbraio. Ci ritroviamo, Paolo, una serata. Va bene. Tu proponi e io ti dirò. Io dispone. Grazie Paolo, grazie. Allora, come te, guarda, è veramente qualche cosa di straordinario. Tutti ti ringraziano, guarda. Grazie. Cosa dicono. Ci informate, informate, grazie davvero. Guarda, questa signora, pensa, l'ho conosciuta sabato scorso in associazione ed è già qui, presente. Guarda, vedi come arrivano sempre. Grazie e grazie, guarda. Vedi, questo è molto interessante, grazie ascoltarvi, grazie mille. Ecco, allora. Un grande abbraccio a tutte. Ecco. Le ascoltatrici, ecco. E ascoltatori. Questa guarda, è la organizzatrice di un nuovo gruppo appena nato a Napoli. Noi e loro, si chiama Noi e loro legati sempre. Quindi legati dentro, tu pensa. Quindi niente, siamo in tanti qui, ti ringraziamo tantissimo Paolo, come ringraziamo tutti coloro che sono stati presenti con tanto interesse. E ci ritroviamo presto, perché non abbiamo solo, vedete il fenomeno quanto è grande. Abbiamo fatto 3 dirette, 4 con questa, e ne faremo un'altra andando ancora oltre, perché io lo conosco bene il fenomeno ed è vastissimo, ce n'è sempre da dire. Grazie di cuore, dicono tutti, grazie Paolo, grazie a Mimmo che è presente, grazie da parte di tutti, eccoli qua, e arrivederci a presto. Allora, venerdì ricordatevi sempre le 8:30 con l'entità. Paolo, di pure. Ciao cara Edda, e saluto caramente tutti i nostri ascoltatori. Devoti, grazie veramente a tutti. Buona serata, buonanotte.